Il Consiglio regionale della Toscana, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell'Università di Pisa, celebra i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri con un progetto di intelligenza artificiale unico nel suo genere. Si chiama Divina ed è un avatar in grado di associare i volti umani a una terzina dantesca creata ex novo. Oggi ad Arezzo, a pochi giorni dalla giostra del Saracino, raccontata da Dante nella Divina Commedia, proviamo a raccontare, a guardare con gli occhi del futuro quello che è stato uno dei più grandi, forse il più grande, rappresentante della nostra terra nel mondo. Teniamo insieme innovazione e tradizione. Attraverso uno scanner ottico, attraverso un avatar di Dante, sarà possibile conoscere qual è la terzina che meglio ci rappresenta la Divina Commedia. Siamo molto onorati e lieti di ospitare questa prima uscita dell'Avatar di Dante nel 700° anniversario della morte che la Presidenza del Consiglio regionale ha voluto dedicare ad Arezzo come prima tappa. Non sarà l'unica, ma essendo la prima è quella che ci svelerà questo mistero di questo avatar che produce terzine a seconda delle sembianze della persona che gli si propone davanti. È un modo originale per celebrare il 700° di Dante ed è sicuramente un modo anche per, come dire, in qualche maniera portare la città di Arezzo fuori dai propri confini. L'opera, sviluppata da un pool di ingegneri, maker e dall'artista digitale Blue Pixel, unisce un secolo di tecnologia in un dialogo inedito e apparentemente impossibile tra Dante e il presente, che comincia grazie alla presenza umana. Quattro generazioni di tecnologia comunicano insieme per riscrivere un libro in terzine che nascono dal volto dei singoli individui e si uniscono in un'inedita versione della Divina Commedia. L'installazione Divina è un'installazione artistica e tecnologica che vede nell'Università di Pisa il laboratorio Astro, di cui io sono responsabile della sperimentazione, la componente tecnologica. Allora, quello che vedete davanti è un excursus della tecnologia che va dagli anni 30 della telescrivente Olivetti lì in fondo al computer del 2020 che noi utilizziamo all'università per il nostro lavoro, e tutto in mezzo c'è un insieme di televisori di tutti gli anni 30, 40, 50. C'è un Commodore 64 che è un PC gaming degli anni 80. Tutti questi sistemi sono stati messi in comunicazione anomala, perché solitamente sono sistemi che non comunicano fra loro. Grazie a un sensore di riconoscimento facciale, ad ogni utente che si accosta all'installazione viene associato un codice univoco come fosse un'impronta digitale, e questo codice univoco permette di generare una terzina dedicata al singolo utente, composta da tre versi prelevati da tre terzine diverse della Divina Commedia, andando a creare con questo sistema di collaborazione fra utenti una nuova versione del poema dantesco. L'avatar di Dante, dopo aver soggiornato ad Arezzo fino al 10 settembre, viaggerà nei prossimi mesi in tutta la Toscana. Sarà l'11 al Palazzo della Sapienza a Pisa, il 18 settembre alle storiche Terme Excelsior di Montecatini Terme, il 25 all'ex Casa del Boia di Lucca, per concludere il suo viaggio il 2 ottobre al Castello Malaspina di Massa.